Qui siamo nella parte iniziale, diciamo, del lavoro della fonderia. Questo è il reparto dove si eseguono le cere. Bisogna puntualizzare che il metodo che usiamo per realizzare le opere d'arte è il metodo della cera persa, un metodo estremamente antico, si rifà a 3-4 mila anni avanti Cristo, ma che ancora oggi è utile persino nella fusione industriale. Quindi in pratica quello che noi dobbiamo fare è quello di trasformare il modello fornito dall'artista in una cosa simile ma in metallo, quindi può essere bronzo, può essere alluminio, può essere altri tipi di metallo. Sostanzialmente dal modello ricaviamo un negativo in gomma al silicone di solito, dal quale a sua volta ricaveremo un positivo in cera, una cera che avrà uno spessore di 4-5 mm che sarà poi lo spessore del metallo. Questa cera successivamente viene ritoccata dai nostri ritoccatori che sono specializzati in questo, dopodiché viene fornita di canali di colata, quelli che si chiamano materozze normalmente. E tutto questo poi viene ricoperto con materiale refrattario, nel nostro caso ceramica, e dopodiché una volta pronta questa forma viene cotta in un forno a temperature molto alte, intorno ai 900 gradi. In questa fase la cera si liquefà, esce, e quindi all'interno di questa forma in ceramica rimane un negativo lasciato dalla cera che si è sciolta. In questo spazio che rimane gettiamo appunto il bronzo, che ne prende la forma solidificandosi naturalmente. Il bronzo viene portato a una temperatura di 1140 gradi circa, in questa fase è perfettamente liquido, quindi penetra andando a riempire ogni singolo dettaglio. Dopodiché, solidificandosi, riprende la forma che è quella originale del modello. Naturalmente, avendo messo dei canali di colata e altre cose tecniche, questo bronzo va sia ripulito dalla ceramica, dopodiché va portato a una fase di cesello e rifinitura nel bronzo, in cui saranno ritoccati i dettagli, i punti in cui appunto erano attaccate le colate, eccetera eccetera. In più, se il monumento si tratta di un monumento piuttosto grande, ovviamente viene fuso in sezioni, dopodiché ogni sezione viene rifinita e poi si procede al montaggio, diciamo. L'ultima fase, dopo che il pezzo è completamente montato, è pronto, diciamo, d'accordo con l'artista decidiamo quale deve essere la colorazione, diciamo, di questo bronzo, e per ottenere questa colorazione viene fatta una patinatura, che non è una verniciatura, e si interviene con diversi elementi chimici, che possono essere nitrati di ferro, di rame o altro. Si applicano a caldo sulla superficie del bronzo, cosicché provochiamo una reazione, quindi un'ossidazione controllata, che dà il colore che vogliamo, diciamo così. Non tutti i colori sono possibili, anche perché è molto importante che il fatto della patina è molto importante, perché il bronzo è una lega che viene protetta dal proprio ossido. Non è un caso che se noi andiamo nei musei e andiamo a vedere la parte della preistoria, troviamo moltissime cose dell'età del bronzo e quasi niente dell'età del ferro che viene dopo, perché il ferro, quando arrugginisce, piano piano si sfà, finisce. Il bronzo invece viene protetto dall'ossidazione superficiale, quindi questo patina che diamo ha il duplice scopo: uno è la parte estetica, ma l'altra è anche la parte di protezione del metallo. Dopodiché naturalmente si incassano e si spediscono. La cera persa è qualcosa che si rifà, si calcola 3-4 mila anni avanti Cristo. In realtà le prime sperimentazioni probabilmente sono nate in Tibet molto tempo fa. Stranamente
questo metodo nel corso dei secoli non è cambiato molto. Sono cambiate naturalmente le utilizzazioni, cioè gli apparecchi che si possono usare, gli strumenti che si possono usare, ma il sistema di base è ancora quello descritto prima, quindi riprodurre in cera un oggetto, coprirlo con materiale refrattario, togliere attraverso la cottura la cera e quindi al suo posto gettare il bronzo, come poi le successive finiture. È un metodo, la stranezza se vogliamo di questo metodo è che proprio nei principi di base non è cambiato di molto. Ancora oggi anche nell'industria di precisione, voglio dire nel campo purtroppo delle armi, motori, pezzi di motori particolari eccetera, si usa ancora la cera persa perché non si è trovato un metodo migliore. E questo naturalmente fin dall'antichità, fino ai tempi dei Greci, dei Romani, anche prima, è un sistema che è stato usato praticamente da tutti gli artisti. Non c'è stato un metodo diverso. Sì, ci sono metodi come la fusione a sabbia, eccetera, ma si presta molto più a parti meccaniche, molto più rozza, diciamo così, nel risultato finale. Quindi se voi partite fin dai bronzi greci, romani eccetera, i bronzi di Riace stessi sono stati fatti in cera persa. Tutto quello che si trova in giro di monumentale che viene dall'antichità è stato fatto in cera persa e naturalmente tanto più oggi. Gli artisti più importanti hanno lavorato su quel metodo. Si va da Botero, da Mitorai, ma ce ne sono tantissimi. Quindi lo stesso Michelangelo a suo tempo ha eseguito una statua, l'ha eseguita in cera persa, poi non ce n'è più traccia perché i bolognesi la rifusero per farci cannoni per combattere contro il Papa. Però detto questo, il Rinascimento è pieno di opere fatte in cera persa. Quindi la differenza che ci può essere stato dal momento iniziale ad adesso è che nella fase iniziale ciò che si faceva era modellare il pezzo in cera praticamente e poi si andava sopra con il refrattario. Questo cosa comportava? Che non si potevano fare due copie uguali. Più tardi, nel primo millennio, i greci intuirono che si poteva fare i negativi, quelli di cui accennavo prima, che oggi magari si fanno in gomma al silicone, loro le facevano in colla di pesce oppure le facevano con delle forme in gesso, divise a sezioni, a tasselli si dice, e stranamente anche questo, che è un'invenzione del primo millennio, si utilizza ancora oggi per le forme più semplici. La fonderia Mariani nasce per spinta di Claudio Mariani nel 1952, quando sono nato io. E niente, lui era operaio, prima era operaio in un'altra fonderia storica di Pietrasanta che era la fonderia Tesconi, adesso non esiste più. Quindi piano piano ha tirato su questa fonderia, io sono arrivato circa 40 anni fa, ha fatto il passaggio che hanno fatto un po' tutte le fonderie e i lavoratori di marmo, cioè inizialmente tanti anni fa lavoravano soprattutto per la chiesa o per riproduzione di opere classiche. Poi negli anni 60 sono cominciati ad arrivare i primi artisti e si è cominciato a lavorare per gli artisti, quindi si è messo insieme quella che era la capacità manuale degli artigiani insieme alla sensibilità, perché poi ogni artista è un po' diverso. Oggi io dico sempre che i nostri artigiani sono particolari perché riescono a capire il linguaggio dei diversi artisti a seconda di quelli per cui lavorano. Quindi se lavorano per Mitorai pensano come Mitorai, quando lavorano con Botero pensano come Botero. È una cosa che un artista non potrebbe mai fare. Lì è l'orgoglio di essere artigiani, perché un artista che facesse anche l'artigiano tenderebbe a modificare l'opera di un altro artista secondo la propria creatività. Noi invece dobbiamo essere neutri in questo, ma nello stesso è come se noi dovessimo capire tante lingue, come gli interpreti che capiscono tante lingue, mentre l'artista capisce la propria soprattutto.
Le opere vanno, in realtà vanno in tutto il mondo. Basta considerare, ma credo valga per noi, ma credo valga anche per altre aziende, noi il 95% va in esportazione, quindi va in tutta l'Europa, negli Stati Uniti, ma anche in Oriente, eccetera, eccetera. Qui in genere vengono per ricercare un lavoro di nicchia, di alta qualità, eccetera, perché ci siamo specializzati un po' in un certo tipo di lavoro, senza disprezzare il resto, però è una scelta semplicemente, che finora, fra l'altro, paga. Quindi per noi è normale organizzare le spedizioni per tutto il mondo, fa parte del nostro lavoro, anche questa è un'assistenza che diamo agli artisti. Sul nostro file abbiamo oltre 450 artisti di tutto il mondo, quindi quelli che mi cascano prima all'occhio, qui abbiamo Daphne du Barry, dietro abbiamo Anna Cromi, qui abbiamo Fiasella, abbiamo Potero, Mitorai, ancora stiamo fondendo delle cose, poi andando in Danimarca abbiamo Peter Brandes, Maya Van Allen, abbiamo altri, Bjorn Norgard, Bjorn Wexstrom, così vado, abbiamo Yves Danà dalla Svizzera per esempio, e quindi Elena Blumenfeld, la vedo lì, dall'Inghilterra, anche se di origine americana, quindi è un po' così, c'è un po' di tutto e di più, poi questi, quelli che sono al momento, diciamo, Jiménez de Heredia, che stiamo finendo adesso e che ha appena aperto la mostra a Genova con le sculture che gli abbiamo terminato, un po' ne ho detti. L'importanza di Pietrasanta non nasce solo dal bronzo, nasce da un insieme di cose. Pur avendo noi la pretesa da buoni toscani di essere sempre i migliori nel mondo, questa è una pretesa che tiriamo un po' su tutti, però diciamo che ci sono altri distretti in Italia in cui ci sono le fonderie, è lo stesso come ci sono altri distretti in cui c'è il marmo. Quello che differenzia Pietrasanta da tutto questo è il fatto che si trova tutto insieme. L'artista che viene qui in un raggio di compasso di 5 km, non di più, trova studi di marmo, trova le fonderie, trova artigiani che possono creare modelli su ordinazione da fotografie, da ritratto fino ai grandi monumenti, trovano i formatori che aiutano a fare le forme, trovano i mosaicisti, ci sono anche degli studi di mosaico bravissimi che portano cose in tutto il mondo costantemente, c'è perfino una stamperia d'arte che ancora lavora con il sistema manuale a pressa, e quindi diciamo poi nella zona c'è addirittura un'azienda che produce attrezzi per la lavorazione per il marmo e le esporta in tutto il mondo perché è rimasta una delle poche che riesce ancora a produrli. Quindi Pietrasanta, io dico sempre, è una specie di supermarket dell'artigianato, per cui uno entra dentro e ci trova tutto e non occorre che si debba muovere per decine di chilometri per lavorare. Un artista viene qui, dà un'occhiata al bronzo, ci lavora un po' con gli artigiani, poi scappa e va allo studio di marmo. Per dire, questa è la caratteristica di Pietrasanta, il fatto di mettere insieme tante cose, e questa è una caratteristica unica, non si trova al mondo. Si possono trovare le diverse realtà, le diverse specializzazioni, ma non insieme. E questo naturalmente è una cosa che ha fatto sì che gli artisti trovano estremamente attrattiva Pietrasanta. Infatti non è strano che ci sono molti artisti che hanno acquistato la casa a Pietrasanta, vivono qui parte dell'anno, eccetera, eccetera, eccetera.